Vendita, assistenza e riparazione di motocicli e biciclette. Ma anche abbigliamento moto e caschi. Cavallini Moto è il negozio giusto per tutti gli amanti delle due ruote. A Voghera, in piazza Garibaldi 12. Tra pochi minuti all'Ibari Caffè parte la fase delle semifinali di Stop & Go, grande concorso canoro, e tra pochissimo saliranno sul palcoscenico i primi tre cantanti che concorrono per la finale. Ma prima, come sempre, la bellissima voce dei New Style & Gianca con la loro musica dal vivo. Giovanni, questa sera rappresenti il pubblico, cosa ti aspetti dei nostri semifinalisti? Che facciano le cose come devono essere fatte, che cantino bene e siano concorrenti leali. Più severo oppure più buono? Io severo. Severissimo, allora non vediamo l'ora di ascoltare i tuoi giudizi. Non esiste proprio, solo severo e basta. Io ti faccio un grandissimo in bocca al lupo, mi raccomando, perché di questa tua esibizione ne va ovviamente la tua semifinale. Il vostro Stefano. Un po' ti dai, poi non ti dai, a volte sai, mi chiedo come fai, perché sei una discesa che va in salita, perché sei innamorata, innamorata vita.
Per passare alla semifinale a 6, ok? Abbiamo deciso di fare una votazione un po' più precisa. Ci saranno 3 voci per ogni concorrente. C'è la scheda tecnica, quindi siete portati a dare un giudizio tecnico da 0 a 5, un giudizio di presenza scenica da 0 a 5 e anche un giudizio di interpretazione da 0 a 5, ok? Ovviamente non potete confrontarvi, il giudizio verrà svelato alla fine di tutte e 3 le esibizioni. Quindi lo scopriremo alla fine chi passerà. Vi do la vostra scheda aperta. E quindi i nostri giudici stanno votando con le modalità che ha appena spiegato Jessica, e quindi Carlo ha votato, Alberto ha votato e anche Giovanni ha votato, e quindi le 3 schede sono state compilate e più tardi scopriremo quale giudizio e quale voto ha ricevuto il nostro Stefano. Stefano, una canzone di Adriano Celentano particolare per questa semifinale, no? Sì, era tratta del film Il bisbetico dolmato, 1980, era la colonna sonora finale. Quindi insomma una scelta per variare un pochino, solitamente si tende a cantare sempre un po' lo stesso repertorio di Celentano, invece tu hai voluto variare. Sì, ho voluto variare, esatto. Come pensi che sarà andata con i giurati, visto che il voto è segreto? Come va, va. Come va, va. Siamo qua per divertirci. Assolutamente, allora più tardi, grazie. Grazie a te. La musica deve essere anche questo, quindi ti fa onore essere emozionata, davvero, veramente. Facciamo una parola. Anna, rimani qui perché andiamo a consegnare le schede ai nostri giudici per vedere che cosa ne sarà di te e del giudizio che ti arriverà. Voilà, mi raccomando giudici, siate sinceri. Io sto cercando di sbirciare un attimino che cosa hanno votato. Carlo ha già finito, ha girato il foglietto, quindi non ho fatto in tempo. Anche Giovanni, anche Alberto, mi dispiace, non sono riuscito a vedere assolutamente nulla, però comunque hanno votato i nostri 3 giudici per la nostra Anna. Anna, da Loretta Goggi, se non sbaglio, a Laura Pausini, un bel salto di qualità, forse, non lo so, complimenti. Grazie, molto gentili. È stata un'esibizione molto emozionante e tu ti sei molto emozionata. Sì, mi sono molto emozionata perché è una canzone che mi tocca un pochino e poi è anche un periodo un po' particolare che sto attraversando. Beh, il testo di questa canzone effettivamente insomma è molto emozionante e toccante. Come sarà andata secondo i giudici, secondo te? Io guarda, non so, ho sbagliato perché mi sono fatta prendere l'emozione, infatti avevo un po' di tachicardia, però come vada vada è sempre un successo, guarda. Sono d'accordo, grazie mille, allora in bocca al lupo. Grazie, grazie a voi, grazie. Pensa a me, tanto tanto intensamente, con il corpo e con la mente, come se io fossi lì. Bye.
mi raccomando, non mi guardare male. No, no, lo so che te sei bello cattivello tosto, eh. Anche per Biagio i nostri giudici hanno votato, quindi tra pochissimo scopriremo a questo punto quali giudizi ha ottenuto il nostro Biagio. A tra poco. Ho scoperto che l'hai preparata tutta la settimana in automobile questa canzone. Sì, veramente è una canzone che ho sempre cantato nei vari karaoke in giro. Però quando ho saputo che c'era da fare, ho passato il turno in semifinale, ho detto porto questa canzone e continuo a cantarla in macchina, al lavoro, sotto la doccia per la gioia dei miei vicini, e così l'ho preparata bene, anche perché è una canzone che di Uli Iglesias che mi riesce bene questa qua. E il risultato si è visto, speriamo che anche i giudici abbiano apprezzato. In bocca al lupo e grazie. Crepi, speriamo, grazie. E adesso è arrivato il momento della prova al buio, i concorrenti non lo sanno, l'hanno appena scoperto, saliranno sul palcoscenico e canteranno in duetto con Jessica e Rino The New Style. Vediamo un po' come se la caveranno. Vorrei incontrarti fra cent'anni. Quindi vediamo se i nostri giudici hanno votato. Sì, hanno concluso le votazioni per il nostro Stefano. Tra pochissimo scopriremo come è andata questa prova al buio. Nel frattempo andiamo a sentire lui cosa ci racconta. Stefano, prova al buio, qual è stata la maggiore difficoltà? Sempre che sono andato discretamente, dai. Discretamente? Cioè, sono contento. Sei contento di come è andata? Ma è vero che ti sei allenato sul muletto? Perché prima Biagio ha detto sull'auto, tu sul muletto. Sì, ogni tanto sì, è vero. Ah, interessante. Ogni tanto canticchiavo oggi. Quindi farà gioia dei colleghi magari. No, ho fatto scappare il cane. Ah, addirittura, addirittura, mamma mia. Va bene, allora vedremo dopo come andrà, grazie mille. Va bene, grazie a te. Giovanni ha già votato, Alberto ha già votato, Carlo anche. Le votazioni si sono concluse, però la nostra Anna tra pochissimo scopriremo quale giudizio ha ottenuto con questa prova al buio. Ma nel frattempo andiamo a sentire, secondo lei, quali sono stati le più grandi difficoltà per questo duetto con Rino. Andiamo. Anna, prova al buio, qual è stata la principale difficoltà di questo duetto improvvisato? Difficoltà io, meno male me la cavicchiavo, però mi sono sentita un attimino presa sul... Ho ascoltato bene lei come cantava, così meno male riuscivo un attimino a farlo un pochino bene. Non so i giudici ancora come abbiano votato, però secondo me questa canzone era particolarmente adatta al tuo timbro. Forse sì, se non avevo questo mal di gola forse era meglio. Ma la rende più sporca, la voce più interessante, ci piace, ci piace. In bocca al lupo. Grazie, grazie. Vorrei incontrarti fra cent'anni.
fra cent'anni. Ultima votazione per i nostri giudici, hanno votato tutti e tre, quindi Jessica ha raccolto le schede. Tra pochissimo scopriremo chi ha vinto questa prima semifinale. Biagio, prova al buio superata, com'è andata secondo te? Ma diciamo, per me è andata bene, poi bisogna vedere i giudici cosa hanno provato. Secondo te cosa hanno votato? Mi auguro che abbiano votato bene. Ti auguri. Comunque devo farti un piccolo segreto. Dici, vogliamo sapere. Per qualche anno, per più di 10 anni, ho lavorato in una radio locale, quindi quando è uscita questa canzone io mettevo questa canzone per radio e mentalmente la cantavo quelle davanti alle parole. E poi anche facendo i vari karaoke che ci sono in zona qui da noi, ho iniziato anche ad avere questa passione per il canto. Chissà allora che non sia effettivamente servito a vincere questa semifinale. Qualche minuto d'attesa e poi scopriremo qual è il primo finalista di Stop and Go. Grazie. Prego, ciao a tutti. Ciao. Prima ovviamente di dire chi ha vinto la prima semifinale di Ibali Stop and Go, vorrei innanzitutto ringraziare i giudici di questa sera, quindi ringrazio il nostro Giovanni, il nostro Alberto e il nostro giudice Carlo. Grazie mille veramente per essere stati con noi. Bene, adesso chiamiamo invece i tre concorrenti, quindi chiamiamo Biagio, Anna e Stefano. Biagio, secondo te chi ha vinto? Sincero? Non lo so. Come non lo so? Dai, un nome, sincero, dai. Io. Posso dire io? Certo. Io. Ok, Anna, secondo te chi ha vinto? Biagio. Perché Biagio? Così. Stefano, secondo te invece chi ha vinto? Biagio. Vabbè, ma se tutti hanno detto Biagio non è che lo devi dire anche te. Andiamo a scoprire i vari punteggi. Mi raccomando, chi è stato eliminato questa sera, perché ne passa solo uno in fase diretta, non è detto che non verrà ripescato, perché il migliore secondo di tutte le 5 semifinali andrà ad unirsi ai 5 vincitori delle tappe. Tutto chiaro? Quindi dipende tutto dal punteggio che avete ottenuto. Allora, cominciamo con Stefano. Stefano ha ottenuto 26 punti. La nostra Anna ha ottenuto ben 34 punti. Biagio, sei curioso di sapere che punteggio hai ottenuto? Se hai superato i 34 punti di Anna o se invece, ahimè, te toccano da casa, Il vincitore della prima tappa della semifinale di Ibari Stop and Go è il nostro Biagio con 47 punti. Hai ottenuto dai nostri giudici ben 47 punti, non è poco, Bravo Biagio! Facciamo un applauso al nostro Biagio. Anna, tutto rispetto, perché 34 punti sono ottimi punteggi. E poi bisogna vedere come andranno le altre semifinali, eh? Diamo il premio al nostro Stefano e alla nostra Anna. Vi ringrazio di essere stati qui con noi e di aver partecipato. Biagio, noi ci rivediamo alla finalissima a 6. Ovviamente noi vi diamo l'appuntamento con la seconda semifinale venerdì prossimo, quindi mi raccomando tutti presenti per votare i concorrenti che ci saranno e per scoprire contro chi si sfiderà il nostro Biagio, ok? Grazie mille e rimanete ancora con noi perché non è finito.